Ciao ragazzi e benvenuti a questo nuovo video tutorial. Prima di partire subito con la dimostrazione del tema principale di questo video tutorial, è bene partire da una premessa. Una telefonata, un cliente che vuole assolutamente risparmiare sulla bolletta telefonica usando chiaramente il nostro Asterisk per instradare tutte le telefonate ai cellulari tramite una SIM. Soluzione semplicissima vista nel passato attraverso l'uso di un gateway che può essere un Portec. Quando abbiamo detto al cliente il costo del Portec, rizzati i capelli. Soluzione alternativa è quella di utilizzare un Raspi. Non vi faremo vedere il Raspi dall'inizio alla fine perché ci sono un sacco di guide che permettono l'installazione di Asterisk su Raspi, ma andremo direttamente al sodo nel farvi vedere appunto come si possono collegare due Asterisk, di cui una VM installata sul nostro server e l'Asterisk installato sul Raspi, affinché tutte le chiamate instradate verso la telefonia cellulare vengano instradate tramite l'Asterisk installato sul Raspi, che a sua volta le inoltrerà sul GSM. È chiaro che stiamo parlando di abbattimento di costi. Il Portec costa sui 400 euro, 500 euro con una SIM. Il Raspi costa 60 euro, che in accoppiata, come stiamo vedendo, di una penna USB, più che penna USB, di un modem GSM USB, e in accoppiata con una splendida prolunga da 10 metri amplificata, consente di risolvere il problema proprio al 100%. Con questo io non voglio assolutamente dire che un'azienda deve mettere il Raspi per inoltrare, cioè da usare come centralino telefonico, perché ha i suoi limiti, ma può essere utilizzato senza ombra di dubbio come secondo centralino telefonico per l'installamento delle telefonate ai cellulari. Quindi non solo con un modem GSM, ma se dovessimo utilizzare più schede GSM, potremmo usare più modem GSM collegati a un semplice hub USB, risparmiando un'enormità di soldi. E l'altra cosa molto importante è che potrebbe essere usato come centralino di backup. Qualora si dovesse rompere il server sul quale è installato la VM contenente l'Asterisk, potremmo collegare due o tre telefoni direttamente all'Asterisk per inoltrare tutte le telefonate, chiaramente o via GSM o via gateway PSTN o ISDN. Spero sia stata chiara questa premessa, perché ne vedremo delle belle subito dopo. Buona visione. Eccoci qui. Prima di entrare nel vivo del tutorial, andiamo brevemente a spiegare quello che faremo insieme. Abbiamo a disposizione un PBX primario installato su VMware, al quale, in macchina virtuale, al quale abbiamo collegato un interno su un softphone, ad esempio X-Lite. Sulla stessa rete abbiamo collegato un Raspberry sul quale è stato installato Asterisk, che definiremo PBX secondario, al quale abbiamo collegato un modem USB, e quindi utilizzeremo questo PBX secondario come gateway GSM. A questo abbiamo anche collegato un ulteriore interno su un softphone, ad esempio Zoiper. Il nostro obiettivo qual è? Il nostro obiettivo è sfruttare, come abbiamo detto, il Raspberry come gateway GSM, quindi effettuare chiamate in ingresso e in uscita dal PBX primario sfruttando il modem USB, e quindi una SIM di un qualsiasi gestore, per chiamare i numeri di cellulare. Quindi, per le chiamate in ingresso, noi digiteremo semplicemente il numero di cellulare dal softphone, in questo caso X-Lite o da un qualsiasi interno. La chiamata passerà attraverso il centralino primario, che riconoscerà la chiamata verso un numero di cellulare e la indirizzerà al gateway GSM, il quale quindi effettuerà la chiamata al numero mobile. Allo stesso modo, viceversa, nel caso in cui riceviamo una chiamata al
numero mobile collegato all'interno della chiavetta GSM, questa verrà indirizzata all'interno presente e configurato nel centralino principale. Dopo aver definito il nostro obiettivo, andiamo a concentrare la nostra attenzione brevemente sull'installazione di Asterisk su un Raspberry Pi. Basta accedere al sito raspberryasterisk.org e andare a scaricare la ISO, sulla quale è già installato Asterisk 11.5 e FreeBBX 2.11. Non ci resta che caricare questa ISO su una memoria SD e collegare questa memoria a Raspberry. A questo punto dobbiamo con un IPscan andare a verificare qual è l'indirizzo acquisito dal Raspberry, nel nostro caso lo 053, e possiamo andare a collegarci con il PuTTY allo stesso indirizzo 192.168.0.53 con l'username e la password di default, quindi root Raspberry. A questo punto abbiamo a disposizione un centralino Asterisk installato sul nostro Raspberry, ma non è questo il nostro obiettivo. Il nostro obiettivo è quello di farlo divenire un gateway GSM, per cui abbiamo bisogno di un modem USB da collegare al Raspberry. In questo momento, come vediamo da questa lista che è reperibile sempre dallo stesso sito raspberryasterisk.org, c'è un elenco delle sole chiavette Huawei disponibili. Nel nostro caso abbiamo acquistato una E1750 e andiamo subito a vederlo. Difatti, digitando il comando ls-usb, vediamo che su Raspberry è collegata una Huawei. Ricordate, ed è molto importante, di disattivare il PIN della scheda che noi andremo a inserire all'interno del modem affinché poi questa venga riconosciuta. Quindi, ricapitolando, dopo aver inserito la SIM previa disabilitazione del PIN all'interno della chiavetta Huawei, andiamo a collegare la chiavetta al Raspberry. Dopo aver collegato la chiavetta a Raspberry, siamo pronti per installare il dongle. Il dongle consente di collegare appunto un modem USB ad Asterisk. Dopo aver installato il dongle e verificato che la chiavetta è collegata, oltre che è riconosciuta come TTY USB 0, 1 e 2, quindi dopo esserci assicurati che la chiavetta è stata correttamente installata, procediamo alla configurazione dell'Asterisk. Colleghiamoci quindi al Raspberry in HTTP all'indirizzo e abbiamo subito la pagina web di FreeBBX. Quindi non ci resta che collegarci con le credenziali di default, quindi admin, e andremo a creare per prima cosa un interno. Un interno, nel nostro caso ad esempio 800, che abbiamo collegato a Zoiper e che si è correttamente registrato. Allo stesso modo andiamo a creare un fascio che ci permette di effettuare le chiamate utilizzando il modem USB collegato. Quindi come trunk name, quindi nome fascio, abbiamo deciso mobile, abbiamo inserito come outbound caller ID il numero di cellulare inserito all'interno del modem USB, come maximum channel 1 e abbiamo inserito la seguente custom dial string. Queste informazioni le potete anche reperire semplicemente dal sito raspberryasterisk.org. A questo punto dobbiamo definire le rotte di uscita, quindi posizioniamoci in rotte di uscita. Abbiamo creato una rotta che chiamiamo out, che permette di
far uscire attraverso il fascio mobile le chiamate che iniziano con il numero 3, quindi le chiamate verso i cellulari. Andiamo quindi a fare subito un test. Andiamo a vedere anche i log, quindi asterisk meno R. Andiamo a settare il verbose a 5 ed andiamo a chiamare dall'interno 800 collegato sul centralino del Raspberry un numero di cellulare. Come vedete, la chiamata è partita e a breve dovrebbe squillare anche il cellulare collegato. Ecco qui. Abbiamo quindi verificato che le chiamate in uscita da Raspberry utilizzando la chiavetta GSM funzionano correttamente. Adesso dobbiamo passare alla sezione successiva, ossia quella di collegare il centralino Raspberry, quindi secondario, a un centralino primario, affinché dal centralino primario, effettuando una chiamata, questa venga indirizzata direttamente al modem USB installato su Raspberry Pi. Procediamo quindi con il collegamento dei due centralini. Affinché questo possa essere effettuato, è indispensabile creare su ciascun centralino un fascio SIP. Posizioniamoci ad esempio sul centralino primario e creiamo un fascio che si chiama Be Able to GSM, e nelle impostazioni di uscita definiamo come nome fascio Be Able, come host l'indirizzo IP del centralino secondario, definiamo un username e una password e impostiamo il type come peer, il qualifier yes e il context from internal. Allo stesso modo posizioniamoci sul centralino secondario e questa volta andiamo a creare sempre un tronco SIP con il nome GSM to be able e nelle impostazioni di uscita lo stesso nome del fascio, quindi be able, le stesse impostazioni, ma come host andiamo a definire l'indirizzo IP del centralino primario. Andiamo a verificare che questi fasci si sono correttamente registrati sia su un centralino che su un altro, quindi adesso ci troviamo nel secondario e vediamo che è registrato. Andiamo sul primario e verifichiamo che anche qui sia registrato. Adesso che cosa dobbiamo fare? Per verificare che effettivamente le chiamate interne funzionino, andiamo a definire sempre su entrambi i centralini delle rotte in uscita che indirizzano le chiamate, ad esempio sul centralino primario, alla ricezione di una chiamata 800, considerala e quindi girala al fascio Be Able to GSM. Allo stesso modo, sul centralino secondario abbiamo creato un'altra rotta che si chiama interne, che indirizza tutte le chiamate con 1, perché l'interno di test che noi andremo ad utilizzare è il 100, indirizzato al fascio GSM to be able. Quindi, ricapitolando, sul centralino secondario abbiamo un interno 800, sul centralino primario abbiamo un interno 100. Sul centralino primario abbiamo definito che tutte le chiamate che provengono da 8XX, quindi 800, 801, eccetera, eccetera, considerale come interno. Abbiamo detto invece al centralino secondario tutte le chiamate che provengono dall'1XX, quindi dal 100, 101 e quant'altro, considerale come interne. Quindi dall'800 noi chiamiamo il 100 e questo squilla velocemente. Allo stesso modo, dall'interno 100 chiamiamo l'800 e questo squilla velocemente. Abbiamo così collegato tra di loro due centralini. Procediamo con gli step successivi.
Ora procediamo con la configurazione delle chiamate in uscita e in ingresso sfruttando il gateway GSM, visto che i due centralini sono correttamente collegati tra di loro. Soffermiamoci quindi prima sulle chiamate in uscita. Per le chiamate in uscita dobbiamo posizionarsi sul centralino principale e creare una rotta che indirizzi le chiamate ai cellulari, quindi che iniziano per 3, al fascio Be Able to GSM che è collegato al centralino secondario e quindi permette le chiamate attraverso il modem USB. Ma facciamo subito un test. Abbiamo a disposizione l'interno 100 del centralino primario, colleghiamoci in CLI e effettuiamo una chiamata al numero di cellulare. Sfrutta quindi il tronco BeAble e la chiamata viene effettuata sfruttando il gateway GSM. Adesso chiudiamo la CLI del centralino principale e spostiamoci sul centralino secondario per le chiamate in ingresso. Per le chiamate in ingresso, quindi, dobbiamo andare a creare una inbound route sul Raspberry che indirizzi tutte le chiamate a un ring group che noi abbiamo chiamato interno. Il ring group è così costituito. Andiamo a vederlo. È presente all'interno della lista delle estensioni la lista degli interni del centralino principale che noi vogliamo che squillino alla ricezione della chiamata al numero di cellulare configurato nel modem USB, quindi nel nostro caso il 100. Spieghiamoci ancora meglio. Quando un cliente, un utente chiama il numero di cellulare presente all'interno del modem USB, che cosa succede? La chiamata viene indirizzata al ring group che in realtà fa squillare l'interno del centralino primario, nel nostro caso 100, ma possono essere anche più interni. Notiamo bene che è presente il cancelletto, in quanto anche se i due centralini risultano tra di loro collegati, l'estensione viene considerata come esterna. Andiamo quindi a fare un test. Colleghiamoci al centralino secondario con il PuTTY. Apriamo l'interno 100, andiamo a verificare i log di Asterisk e attendiamo la ricezione della chiamata. Ecco qui. La chiamata viene indirizzata all'interno 100 del centralino principale. Abbiamo a questo punto il gateway GSM funzionante, con chiamate in uscita e in ingresso dal centralino principale sfruttando il gateway GSM. Un ultimo appunto curioso, nonché utile, è la configurazione anche dell'invio degli SMS tramite il Raspberry. In particolare, durante l'installazione del dongle viene richiesto se installare o meno questa estensione e se impostare o meno, come in questo caso, una password di login alla sezione SMS e quello che abbiamo fatto noi, quindi andiamo ad inserire la password, nel nostro caso molto molto semplice,
e saremo indirizzati alla sezione degli SMS. Come vediamo è una semplice pagina HTML, però molto utile, può essere infatti utilizzata ad esempio per l'invio massivo degli SMS. L'utilizzo è molto molto semplice. Nel primo campo dobbiamo inserire il numero di telefono, non dimentichiamo l'inserimento del prefisso internazionale, quindi +39. Andiamo a inserire il numero di telefono del destinatario e a scrivere ad esempio il testo del messaggio. Apriamo la CLI per verificare che questo venga correttamente inviato. Clicchiamo su Send Message e vediamo che il messaggio è stato inviato. Allo stesso modo abbiamo impostato durante l'installazione del dongle che i messaggi ricevuti sulla scheda inserita all'interno del modem USB vengano inoltrati in email, ad esempio all'indirizzo info@biebel.it, e abbiamo verificato che effettivamente è così, infatti questa email lo dimostra. Non mi resta che salutarvi e al prossimo video tutorial.